Voi vi interessa sapere come c***o ho vinto con i Deep Purple? Per scoprirlo dovrete aspettare fino alla fine del video. C***o. Tutte le sere esercizi sul pad. Se resisto un anno, guardate che spettacolo. E ogni tanto bevo anch'io acqua, dai. Ian Pace, sapete, suona con molte cover band, ma in particolare suona con... Ciao Robbie. I love you mate. È irlandese, ma la band è formata da irlandesi, tedeschi, italiani, francesi, c'è stato di tutto. Lavoriamo solo in Europa, all'estero, ma non è un tour come quello dei Deep Purple, ma vi assicuro che stiamo già parlando di situazioni medio grosse. Ma perché mi hanno contattato? Ci tengo a far capire che quando si parla, ah, sei stato fortunato, non sei stato fortunato. Sì, ma in realtà la fortuna ce la si crea. Muoio, faccio il finto sportivo, ma mi piace bere, mangiare. Sono andato a fare queste tre date, però ragazzi mi sono fatto un culo che non avete idea. Ho osservato Ian come neanche guardo la... Cercavo di imparare tutto e la sera dopo cercavo di fargli trovare esattamente quella cosa dove la voleva, senza mai chiedergli niente. Se ho notato che a metà del concerto mi chiedeva una birra o un Coca Jack o qualsiasi cosa, la sera dopo allo stesso momento gli portavo birra e Coca Jack, oppure guardavo dove voleva appoggiato l'asciugamano e lì glielo mettevo. La prima cosa che ho fatto è gli ho riaccordato tutta la batteria. A casa mi ero preparato per bene, mi sono guardato una marea di live cercando di carpire il suono. Tutte le sere riaccordavo la batteria, fargli capire che lui si doveva preoccupare solo di suonare. Dopodiché mi richiamano, ma non posso andare, avevo già delle date. Ma Ian dice: Robby, se dalla volta seguente sarebbe stato possibile avere quel ragazzo là. Mi ricordo ancora che quando l'ho incontrato la seconda volta mi avevano detto: Cimi, non ti preoccupare, Ian è una persona gentilissima, però sai, una rockstar, non si ricorda il nome di nessuno. Sono arrivato, mi ha detto: How is it going, Cimi? Vabbè, avete capito. Come stai, Cimi? Anno dopo anno la fiducia è aumentata. Got a guy like this and he's in your area, go and see him. You will learn things and you'll learn things quickly. And that's real important. Okay? Go and see Jimmy. Poi capita un momento, secondo me, di vero cambio. Perpendicolo hanno una sola data a Bruxelles. Giustamente mi chiamano e mi dicono: Jimmy, per una sola data, già solo di aerei, voli, spese, non ci conviene. A quel punto interviene Ian e dice: Non mi interessa, piuttosto pago tutti i voli io, pago tutto per Cimi, ma voglio lui. Erano cambiate le cose, non ero più il tecnico che lavora per una band con cui collaborava Ian, ero diventato il suo tecnico. Thank you. Toglietevi l'idea dalla testa di rockstar, bere, sballarsi, ci alziamo quando vogliamo. Mai visto una volta Ian eccedere con l'alcol prima del concerto, dopo si può anche fare festa. Mai una volta arrivare in ritardo, al mattino sempre pronto, puntuali, veloci, non rompere i coglioni, non rompere i coglioni, non rompere i coglioni. Capire come si fa un soundcheck, una marea di band che passano ore a fare un check, capisci immediatamente che sono ragazzi alle prime armi o si atteggiano da rockstar ma non lo sono. Stare tanto tempo a fare il soundcheck non serve a niente, serve solo a far capire una cosa: non avete le idee chiare. I primi check li faceva Ian, mi mettevo dietro, ascoltavo il suono che aveva, cercavo sempre di ascoltare tutto e in più capire situazione per situazione quando gli mancava il riverbero, quando gli mancava la cassa, in che situazione aveva più bisogno di cose. Ragazzi, sapete la maggior parte di persone che ho visto licenziare perché avevano un carattere di merda? Perché rispondevano spesso: anche se io sono stanco, vorrei dormire in albergo tranquillo, scendo giù nella hall dell'albergo e vado a far festa con gli altri, vado a fargli compagnia, passo tempo con loro, perché quello è importante, creare una famiglia, creare un'unione tra gente che lavora. Perché se stai bene con quelle persone anche l'errore lo perdoni, se non stai bene con le persone puoi avere il tecnico migliore del mondo, il musicista migliore del mondo, ma prima o poi lo farai fuori. Ho imparato a conoscere le persone con cui sto e a rapportarmi, sapere quando è il momento di far festa, sapere quando è il momento di tacere. Ciao, bella.
Non avete idea di quante volte ho detto no, vado a dormire. Scendi, una birretta con gli amici, quattro ghignate, stemperiamo un po' la tensione di oggi e domani si riparte la grande. Anche se mi cago addosso, io ti sorrido, percepisci questa tranquillità e suoni meglio anche tu. Peccato che la sciata sarà una merda. Che schifo, che merda. Forse qua un po' meglio. Fa schifo sta neve. Nel 2019 con i perpendicular, un mese di tour. Ian mi chiede: Cimi, c'è un'opportunità per te? Avevo bisogno di un tecnico per i Deep Purple, te la senti di fare un tour con noi? Ovviamente ho chiamato subito la mia compagna, grazie Kate, come avrei potuto affrontare tutto questo senza di te? Ragazzi, la Kate c'ha uno studio di tatuaggi che spacca il culo, guardate che cosa fa. Avere qualcuno che vi aiuti, che vi appoggi, è di fondamentale importanza. Senza di lei non avrei fatto quello che ho fatto. Devo ringraziare sicuramente anche i miei genitori. E devo anche ringraziare Valentina. È stata sicuramente la persona che mi ha spinto. E con questa parte con cui ho commosso il web. Cazzo, cazzo. Sono 9 anni che mi faccio un culo che non avete neanche idea. Adesso io non so più che cazzo dirvi. Questa giornata penso rappresenti perfettamente il mio 2020. Che è partito con un sole pazzesco. E vi chiedo di supportare il canale, mettere like, commentare, condividete il video se vi piace. Tutte le musiche che metto sono composte da me. La merda. Belli, simpatici. Il mio canale è pieno, guardate qui. Dal fiatone, ragazzi, che dite? Ci siamo. Guardate dove cazzo vivo. Il percorso della vita è un po' come questa montagna, da sotto sembra immensa, ma passo dopo passo si arriva alla vetta. Io ho fatto una marea di sport, sci, snowboard, montagna, bici, windsurf. Tutte le volte che ero un po' giù di morale, mio papà, vai a farti un giro in bici, vai fai, dicevo, ma questo qui risolve tutto con lo sport. Oggi ho capito perché, ti insegna ad avere degli obiettivi, ti fa capire che gli obiettivi non sono così facili da raggiungere come pensavi, ma se tieni duro, alla fine arrivi in vetta. Casco! Guarda di una bacchetta. Se vi piacciono questo tipo di video, fatemelo sapere nei commenti. Ho un sacco di contenuti, anche dei tour con Ian Pace, di Purple. Mamma mia che neve di merda. Esatto! Oh cazzo! Muoio! Oh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, condividete. Cagata di cane, cazzo di bacchetta.